Bentornati a Dormi di Cucciolo, siamo tornati nell'ambulatorio San Paolo dei Fratelli Sferlazzo. Ciao Fabrizia, ciao a tutti. Buongiorno a tutti, ciao. Stavolta con un'altra mascotte di Enigma, la cagnolina Eco. Eco che ha quasi 4 anni e patisce un pochettino i viaggi. Oggi tratteremo infatti, parleremo di quando dobbiamo viaggiare, visto che si avvicina la bella stagione e trascorreremo quindi sempre più tempo anche fuori all'aria aperta, ma appunto facciamo più viaggi anche all'estero e parliamo un pochettino di come dobbiamo comportarci quando vogliamo viaggiare con gli animali. Allora, il suo proprietario mi ha riferito che la piccola Eco praticamente ha difficoltà nel salire in macchina, è molto agitata prima di salire in macchina, anche perché vomita frequentemente, quando sta in macchina guarda fuori dal finestrino e comincia dopo un po' ad avere nausea, a vomitare, a essere molto molto agitata. Allora, sicuramente quello che dobbiamo vedere è perché non entra in macchina, può essere un problema comportamentale, quindi legato semplicemente all'agitazione, oppure magari ci troviamo di fronte, nel suo caso che è un pochettino più cicciottella del normale, magari può avere anche solo difficoltà a darsi la spinta per salire sulla macchina, può avere delle patologie di artrosi se è un cane più anziano, se è un cane ancora più cicciottello, diciamo, quindi magari non forzarlo, lasciare il tempo di farla accomodare, far prendere coscienza all'animale del fatto che va tutto bene, del fatto che la macchina non è un mostro. Questo anche un po' per tutti in generale. Questo vale per tutti, sì, questo vale per tutti, per metterla a proprio agio. Se poi ci sono delle patologie più gravi, ovviamente di tipo comportamentale, rivolgersi sicuramente a un veterinario che si occupa di comportamento nello specifico. Nel suo caso poi, per quanto riguarda il problema dell'agitazione, può essere anche dovuta al fatto che lei sviluppa una cosiddetta cinetosi. La cinetosi è dovuta a un movimento continuo degli occhi mentre guarda fuori dal finestrino e movimenti della macchina che generano una nausea. Ok, la cinetosi non è, una volta si prendevano dei Cicles, delle gomme da masticare che avevano l'effetto di diminuire questo effetto, chi andava in nave aveva il mal di mare, che andava in macchina. In questo caso esistono comunque dei farmaci da somministrare mezz'ora, un'ora prima, che si utilizzano soprattutto per i tragitti più lunghi dove il cane patisce di più, da somministrare per bocca in maniera molto molto comoda e da vedere ovviamente l'effetto. Prima si provano e se no troveremo tutta la macchina un pochettino più sporca del normale. Sì, comunque il loro effetto appunto quanto dura? Il loro effetto dura quasi 12 ore, un effetto di punta, e si parla invece di sedativi, di diverse tipologie di sedativi tranquillanti, per i quali noi non facciamo decidere al proprietario, perché bisogna vedere se il cane è in grado di tollerarli. Esistono quelli più naturali, che noi personalmente spingiamo un pochettino di più, esistono quelli simili anestetici, con i quali bisogna fare i conti, di cui parleremo magari per i viaggi più lunghi, in aereo, più stressanti. Ecco, quando quindi dobbiamo affrontare un viaggio, per esempio mi viene in mente che alberghi scegliere, dove appunto andare, a chi ci si può rivolgere, visto che comunque con l'animale si è un po' più limitati, diciamo, nei luoghi in cui poter andare. Certo, attualmente le leggi sono un pochettino cambiate da qualche anno, quindi esistono degli hotel, delle spiagge addirittura, che accettano gli animali. Alcuni hotel, spiagge, aree attrezzate per animali, talvolta, alle volte giustamente per la salute del proprio cane e degli altri cani, per un rispetto, prevedono il fatto di avere dei certificati di buona salute che vanno scritti e redatti proprio presso gli ambulatori veterinari, presso i vostri veterinari, e poi hanno bisogno di essere sverminati precedentemente all'ingresso, ovviamente non un'ora prima, ma bensì qualche tempo prima, e comunque avere delle vaccinazioni in regola.
E invece per quanto riguarda l'alimentazione, anche lì bisogna fare più attenzione. Sì, io direi il caldo. Caldo è come per noi, no? Noi non abbiamo così tanta voglia di mangiare tantissimo durante l'estate, evitare di sovraccaricare molto, evitare di sovraccaricare soprattutto prima di un viaggio. La beverata, le soste devono essere sempre costanti, devono avere una certa regolarità e assolutamente il cane deve bere molto, deve essere rinfrescato, magari bagnato sulla parte frontale, sulle orecchie, per far disperdere molto più calore. Ricordiamo che i cani non sudano, i cani sudano esclusivamente, disperdono calore dalle zampe in particolare. Ci sono altri punti ovviamente, ma soprattutto dalle zampe e dalla lingua ovviamente, perché quando li vedete ansimare dite oddio, stanno sudando. Ok, quindi è anche appunto sintomo, non è sempre un sintomo negativo che hanno sete. Assolutamente no. Invece per quanto riguarda i viaggi più lunghi all'estero, come ci dobbiamo comportare? I viaggi più lunghi all'estero, innanzitutto, aprire una chiosa, esistono rivolgersi al veterinario o rivolgersi alle ASL di residenza, servizi veterinari, perché dipende, la regolamentazione dipende per ogni paese. Diciamo che, facendo un esempio, se dobbiamo stare in comunità europea, il cane deve essere vaccinato per la rabbia almeno da 21 giorni. Ovviamente il cane deve avere installato il microchip. Ok? E invece per quanto riguarda il viaggio in aereo, chiedo al dottor Angelo. Sì, allora, innanzitutto il mio consiglio è, dipende dalla taglia, perché per quanto riguarda cani o gatti sotto i 10 kg solitamente possono essere portati in cabina, quindi per cui questo comporta uno stress abbastanza minimo. Per quanto riguarda cani di taglia più grande, io lo sconsiglio, perché comunque i cani, a meno che non sia necessario per esempio per un trasloco eccetera, magari oltreoceano eccetera, lo sconsiglio perché i cani vengono comunque stivati e di conseguenza molti hanno bisogno anche di una sedazione e viaggiano in stiva per tutte le ore necessarie. Sì, quindi in stiva comunque patiscono. In stiva potenzialmente sono in una gabbia, non è un grosso patimento, però se non fosse strettamente necessario io me lo risparmierei. Quando si viaggia e si va in paesi terzi è importantissimo occuparsi prima adeguatamente della documentazione. Ogni paese terzo, cioè terzo rispetto all'Unione Europea, ha delle normative sue, solo sue, per l'ingresso e poi anche di conseguenza l'Italia invece in questo caso per il rientro. Bisogna conoscerle bene ed effettuare i trattamenti adeguati ed avere la documentazione adeguata prima di avere brutte sorprese. Ci sono dei particolari vaccini per l'estero? Sicuramente, spostandosi dal confine italiano anche verso comunità europea, la rabbia è un vaccino indispensabile, ok? Di conseguenza, oltre al microchip, che comunque anche sul territorio italiano è indispensabile per stare sul passaporto italiano, insieme al libretto, vi ricordo di portarvi sempre con voi il libretto delle vaccinazioni, perché comunque forse dipenderà dai comuni, però nel nostro comune che è Torino, i cani al parco devono avere, il proprietario devono avere con sé il libretto perché possono andare incontro a multa. Ecco, quindi già soltanto al parco. Anche solo al parco il libretto normale delle vaccinazioni con identificativo microchip sul libretto. E invece per quanto riguarda l'estero, microchip però accompagnato da passaporto correlato e vaccinazione antirabbica effettuata 21 giorni prima della partenza o mai scaduta. Okay. O mai scaduta, quindi la vaccinazione ha una durata di 11 mesi, quindi per cui se io lo vaccino nel periodo consentito posso tranquillamente viaggiare oltre i confini italiani nella comunità europea. Per quanto riguarda i viaggi all'interno dell'Italia, non è richiesta nessun tipo di vaccinazione obbligatoria, se non che magari qualche vettore, una nave o un treno può richiedere, e quindi informarsi prima anche di fare un viaggio su un treno o su una nave. E ringrazio i fratelli Sperlazzo per il loro intervento. Grazie a voi. Grazie. Salutiamo anche la piccola Eco. Ciao. Che non dice niente.
E io vi ricordo che come sempre potete trovare sia su Facebook sia sul sito internet i vari contatti dell'Ambulatorio Veterinario San Paolo, e poi se volete scrivere per curiosità o maggiori informazioni potete scrivere al loro indirizzo email, che è ambulatoriosanpaolo@gmail.com. Io vi rimando come sempre al prossimo viaggio nel mondo dei nostri amici animali.